Queste sono 130 famiglie lasciate sulla strada, in abbandono. Sono quegli eroi, quegli angeli che tutti abbiamo ringraziato, che in prima linea, in prima fila, dall'inizio della pandemia, quando ancora non c'erano i vaccini, loro erano lì nell'ospedale Covid di Pescara, alcuni a Penne, alcuni a Popoli, a curare la nostra gente, a salvare la nostra gente. E oggi li ritroviamo abbandonati. Tutti a casa, dal 30 aprile tutti a casa. Questa è una cosa vergognosa. L'appello che io faccio forte alla politica regionale, perché la sanità è governata da Regione Abruzzo, è quello di prendere in mano, prendere a cuore queste 130 famiglie e trovare una soluzione. Quale potrebbe essere? Far scorrere la graduatoria, perché servono, servono. Loro sono stati scavalcati da altri che non hanno operato nell'ospedale Covid di Pescara, per l'amor di Dio hanno titoli sicuramente, ma serve anche esperienza, formazione. Adesso deve essere rifatta tutta la formazione, tutta l'esperienza sul campo, l'esperienza che loro avevano, che hanno fatto sul campo. Quindi o far scorrere la graduatoria o comunque trovare una tutela specifica che indichi che loro hanno fatto, hanno svolto il servizio all'interno dell'ospedale Covid di Pescara. Io come cittadina sono sicuramente, come cittadino, molto più sicuro sapere che chi ha già fatto esperienza, chi già ha operato all'interno del Covid di Pescara deve essere stabilizzato. Io non voglio vedere più i precari, gli interinali, non ci devono essere più. Se serve, c'è un fabbisogno, serve 100, 100 deve essere assunto a tempo indeterminato. Basta precarietà, perché poi ci ritroviamo le 130 famiglie in mezzo alla strada. Mi auguro che oggi ci sia una risposta da parte dell'assessore alla sanità Verì, ma anche dal presidente della regione Marsiglio, per dirci che cosa vogliono fare di queste 130 famiglie.